Veneziani ce ne sono? Nemmeno uno, perché il veneziano al traghetto in gondola sta in piedi, cammina molto più veloce. Io rischio la rissa ogni tre passi. Ci sono due mondi diversi che devono coesistere nello stesso spazio ristretto, perché sappiamo benissimo che Venezia è la seconda città al mondo più affollata. Matteo, nella farmacia c'è sempre il numero di voi veneziani aggiornato. Ed è sempre in picchiata. Guarda, matematicamente in 30-40 anni non ci sarà più un abitante a Venezia. Mamma mia, mamma mia! Mamma mia, l'epico! Sono un resistente. Sicurezza e abitazioni che non abbiamo. Si parte dai 1.400 per trovare una casa. Io ho due figlie e stanno impazzendo. Una ce l'ho a casa con il compagno. È difficile. Chi ha seconde case preferisce tenerle chiuse o darle come locazioni turistiche, perché sono poco tutelati i proprietari. Questa è la famosa calle deveneziani-zata. C'è una sola famiglia di veneziani e tutto il resto sono locazioni turistiche. A 20 anni fa qui i supermercati sono sorti come funghi e noi ci eravamo illusi che fossero per noi, ma invece erano per gli appartamenti a uso turistico. Secondo l'Osservatorio Civico Casa e Residenza, a Venezia sono oltre un migliaio le case di proprietà del comune sfitte. Qui gioco in casa, mia zia è la memoria storica del sestiere di Cannaregio. Saranno 20 anni che sono chiuse. 20 anni. Guarda che bello, con la bifora pure. Tutto a ben messa anche, era ben messa anche questa delettina. Sì, Il cartello, per paura, che la gente incomincia a voler... A voler sfondare. A voler sfondare. È capitato, sì. Sì, certo. La gente sarebbe anche disposta a metterla a posto. E chi va in terraferma poi non torna più? No, no, anche perché si trovano bene, tutto sommato, c'è un risparmio anche economico sul fattore vita. È un lusso stare a Venezia. Sì, per pochi. Dipende anche molto da come vanno le forze politiche, mi scusi il discorso. Esattamente.